siamo qui che cantiamo con il cuore, diavolo vinci per noi. Siamo qui che cantiamo con il cuore, diavolo vinci per noi. Fateci sto gol, fateci sto gol, dai ragazzi, fateci sto gol, fateci sto gol, fateci sto gol, dai ragazzi, fateci sto gol, dai ragazzi, ali, dai ragazzi, ali, 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 dai ragazzi, ali, ali. Dai ragazzi, ali, dai ragazzi, ali, sulle mani, ali, 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 dai ragazzi, ali, ali, sulle mani, ali, dai ragazzi, ali, 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 dai ragazzi, ali, ali, Milano siamo noi, Milano siamo noi, Milano siamo noi, solo noi, Milano siamo noi, Milano siamo noi, Milano siamo noi, solo noi. Buongiorno ragazzi e bentornati nella casa del diavolo. Il tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice su per il tring e doppio pollice per il diavolo. Ragazzi, e in descrizione vi lascio tutti i link che vi servono per. Prima di tutto, educazione ambrosiana. Ragazzi, vedete la mia faccia in mezzo a tutte le magliette? Le magliette sono arrivate tutte a casa del Tringa, quindi spedizioni immediate a chi servono. Ragazzi, vi ripeto per l'ennesima volta, educazione ambrosiana è al di là delle bandiere. Chiaramente abbiamo fatto fare delle magliette in rosso nero e queste magliette sono un'esclusiva per il canale del Tringa Vecchio Cuore Rosso Nero. Le magliette costano 20 euro, 5 euro di queste 20 euro andranno in beneficenza, più le spese di spedizione, che vi farò sapere quando mi manderete la mail. Ricordatevi, 20 euro e 5 euro saranno in beneficenza. Vi ripeto, Educazione Ambrosiana in collaborazione col canale del Tringa Vecchio Cuore Rosso Nero. Stasera, ragazzi, vi ricordo in live alle ore 21:45 sul nuovo canale Non Ho Cugini, il derby in live. Andremo a parlare, le tematiche sicuramente saranno quelle del pre-partita contro lo Spezia. Sempre in descrizione avrete il link Maglie Calcio, Passione Maglie. Cliccate sul link, andate su Instagram e parlate in privato con Francesco, usate il codice sconto Tringa per fare il vostro ordine. I pagamenti sono alla consegna. Vi ricordo un'altra volta Educazione Ambrosiana, ragazzi, mi raccomando. Niente, ragazzi, allora, appena finita, è un po' che è finita la conferenza di Mister Stefano Pioli, ma l'ho voluto ascoltare 2 o 3 volte. Perché volevo capire bene i concetti che ha espresso oggi il nostro allenatore. Intanto andiamo a parlare di una cosa. E la prima cosa che vi voglio dire è questa. In conferenza, Mister Stefano Pioli, a differenza di quello che fanno tutti gli altri, non ha snobbato l'uscita dalla Coppa Italia. E lui dice questo. Che uscire dalla Coppa Italia chiaramente non ci ha fatto piacere, siamo molto arrabbiati perché siamo usciti dalla Coppa Italia. La conseguenza è stata questa, di aver avuto il tempo di preparare bene la prossima partita, ovvero quella con lo Spezia. Lì vengono fatte tante domande a Stefano Pioli. A un certo punto a Stefano Pioli e non ha l'ultima domanda è stata quella, l'ultima domanda è stata di una persona che parla anche su YouTuber, un giornalista che ultimamente non mi sta piacendo tantissimo. E Stefano Pioli non dico che ha risposto stizzito, però ha fatto capire di non essere d'accordo. Alla domanda se il Milan oggi è la canzone volare, Stefano Pioli risponde che il Milan non è volare, il Milan è lavorare. E io sono d'accordo con Stefano Pioli, perché oggi questo Milan è a questo punto per il lavoro che sta facendo, non per i sogni che sta avendo, perché un tifoso può avere dei sogni, ma i giocatori e l'allenatore sono concentrati sul lavoro da fare durante gli allenamenti per fare poi la partita che
devono fare tutte le domeniche o il sabato in questo caso. Io veramente sento, per me ultimamente veramente qualcuno perde la Trebisonda o pensa di essere tifoso del Milan di 20 anni fa. Questo Milan è un cantiere aperto, è un cantiere aperto e giorno per giorno si sta costruendo. Questo è il concetto che vuole far capire Stefano Pioli. È una squadra che ancora si sta costruendo, quindi è inutile pensare a volare. Lavorando si può alla fine festeggiare, ma pensare di festeggiare oggi e dire che il Milan ha fatto grandi cose, come detto anche ieri Bennacer, l'allenatore è stato d'accordo, questo Milan oggi sta andando benissimo, ma ricordatevi che se alla fine il Milan non arriverà alla fine, non arriverà in fondo, tutti si dimenticheranno di quello che ha fatto il Milan fino ad oggi, perché la cosa più importante è il domani, non è ieri. Perché tutto quello che è stato fatto fino a ieri è importantissimo ed è bellissimo, ma poi bisogna guardare avanti e avanti ci sono altre 20 partite di campionato. Probabilmente qualcuno perde di vista l'obiettivo ogni tanto, perché tutto bello, tutto bello, tutto bello, ma ragazzi non siamo neanche a metà campionato, siamo a metà campionato e c'è ancora tanto da fare per arrivare alla fine. E dietro spingono. Perché l'Inter spinge, la Juve si sta riprendendo, quindi sarà un campionato pieno di insidie che oggi è nelle mani del Milan. Noi oggi abbiamo questa fortuna che è tutto nelle mani del Milan. Dobbiamo pensare solo a questo, a lavorare durante la settimana per portare in partita il meglio che possiamo fare. Il Milan deve arrivare alla fine, come dice anche Stefano Pioli, senza rimpianti e senza dirsi: ah, potevamo fare di più, potevamo fare di meno, potevamo fare questo, potevamo fare quell'altro. Quando finirà il campionato, i giocatori del Milan dovranno dirsi: abbiamo fatto il meglio che potevamo. Allora lì tutti quanti potremo applaudire e dire grazie ai giocatori ed essere contenti. Comunque vada, vincere il campionato, arrivare in Champions League, come vada, vada. Perché se vediamo una squadra che suda la maglia, che è sempre al 100% e che è degna di portare i nostri colori, allora saremo tutti contentissimi che si vinca o che si perda. Quello non è un problema. Però l'importante è sempre guardarsi avanti, mai guardare indietro. Perché se guardi quello che hai fatto indietro, si rischia solo di chiudersi in una bambagia e dire sì, siamo stati bravi, va bene così. Non va bene così niente, bisogna andare avanti, picchiare duro, guardarsi avanti, arrivare fino in fondo all'obiettivo. Perché oggi il Milan non si deve porre dei grandi obiettivi, non deve sognare, deve soltanto lavorare. E questo è il concetto più giusto che ha espresso Pioli in questa conferenza. Uno Stefano Pioli che come sempre non svia le domande, gli viene chiesto anche dell'ultimo periodo di quello che sta succedendo in questo campionato, la lite dopo la partita Juventus-Inter, il caso Ibra-Lukaku, tutto quello che sta succedendo e qualcuno chiede se può andare a influenzare la classe arbitrale. Stefano Pioli dice che secondo lui no e in parte sono d'accordo anch'io. Però non penso che sia per tutti così, non penso che sia per tutti così. Perché probabilmente, magari se le cose vanno come dovrebbero andare, gli arbitri non saranno condizionati. Però secondo me qualcuno ci sta provando a condizionarli. Perché il fatto di alzare la voce, di far capire che loro sono quelli importanti e gli altri sono i più deboli, secondo me un fondo di meschinità in queste cose c'è di sicuro. Poi vedremo se gli arbitri guarderanno queste cose, la classe arbitrale verrà convinta da queste cose. Probabilmente no, ma probabilmente sì. Ragazzi, siamo sempre. Purtroppo in Italia è un po' così. Dopo Calciopoli, il tifoso in generale, i tifosi in Italia vanno sempre sul filo del rasoio. E cascare o a destra o a sinistra è un attimo. Puoi cascare bene e puoi cascare male, quindi è un attimo. Vedremo come andrà avanti.
E come ripeto quello che ha detto mister Stefano Pioli, tireremo le somme soltanto alla fine, perché fino ad oggi tutto bello, tutto fatto bene, ma non abbiamo ancora fatto un bel niente. Gli viene chiesto anche come, cosa ne pensa quando tanti vi mettono al di fuori della lotta a scudetto, quando si parla di scudetto non si parla di Milan. Una domanda, questa è stata una domanda veramente imbarazzante, anche perché io non vedo questo snobbarci oggi da parte dei media, cioè il Milan è una squadra che viene tenuta in considerazione. Probabilmente è una domanda fatta per stuzzicare Stefano Pioli, che secondo me anche qua risponde benissimo e dice: a me non mi interessa niente di quello che dicono, io penso soltanto a lavorare e i miei giocatori sono concentrati alla partita con lo Spezia. Così come quando gli viene chiesto del Festival di Sanremo e di Ibrahimovic. Stefano Pioli dice che mancano ancora 2 settimane al Festival di Sanremo e in queste 2 settimane ci saranno 5 partite. 3 di campionato e 2 di Europa League, quindi oggi non c'è tempo per pensare a quello che sarà l'allenamento di Ibra quando ci sarà il Festival di Sanremo. Oggi tutti quanti e lo stesso Ibra sono concentrati per la prossima partita e per le prossime 5 partite. Dopo si parlerà del resto. Probabilmente qualcuno cerca sempre di mettere, come si fa, se lo sapete, lo stuzzicadente quando mettete la torta in forno. Qualcuno cerca di fare lo stuzzicadente. E Stefano Pioli, in questo caso, come sempre, in questo caso e come tanti altri casi, ha la risposta pronta. E come a lui dicono che il Milan viene snobbato, lui snobba quelli che dicono queste cose, rispondendo sì deciso, ma dice, facendogli capire che sostanzialmente sta dicendo delle cagate. È il campo che parla, non sono le chiacchiere dei giornali o dei giornalisti. Il campo è quello che parla. E oggi il campo dice che siamo primi, abbiamo 2 punti, siamo 2 punti sopra l'Inter. Questa settimana qualcuno parla, potrebbe esserci una mini fuga. Ragazzi, una mini fuga, essere a 5, se lunedì saremo a 5 punti o resteremo a 2 o quello che sarà. Ragazzi, in un campionato come questo puoi parlare di fuga quando avrai 10 punti, ma siccome dubito che in questa stagione vedremo 10 punti di distacco fra una squadra e l'altra, mini fughe non ce ne saranno, quanto penso io, e soprattutto sarà un campionato serrato fino all'ultimo momento. Ragazzi, vi ricordo, Educazione Ambrosiana, le magliette sono a casa, sono dall'Altringa. Quindi spedizione immediata, fate la richiesta, il giorno dopo verrà fatta la spedizione, quindi affrettatevi perché le magliette stanno andando a ruba, veramente non sto scherzando. Chiaramente fra poco, quando finiranno queste, arriveranno anche le stampe nuove. Niente, che dire più, vi saluto a tutti, vi ricordo stasera 21:45 sul canale Non Ho Cugini, la live derby, il derby in live. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo tutti perché stasera più che mai dovremo difendere i nostri colori dagli agguerriti, ma sempre della seconda squadra di Milano, perché loro avranno il coltello fra i denti, ma sono sempre tifosi della seconda squadra di Milano. E con noi non c'è tripla per gatti. Ciao ragazzi, ci vediamo più tardi, vi voglio bene a tutti e sempre forza, vecchio cuore, rossonero. Ciao. Ragazzi, vi attaccherò un piccolo video che stamattina mi ha mandato Gianluca e voglio attaccarmelo perché a me ha fatto ridere. Quindi ve lo attacco e quando monterò il video guardatevelo e ridete perché l'immondizia è sempre in giro. Ciao a tutti!